Signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questa nuova apertura di Maze of Millennia, Labirinto dei Millenni, il set nuovo di Yu-Gi-Oh! Di ristampe barra introduzione, nuove carte. Ringrazio Card Game Corner che mi ha spedito gentilmente questo bellissimo box. Qui sotto, eventualmente in descrizione, trovate il loro link, il link al loro sito, e sarà l'ultimo mese nel quale sarà disponibile il mio codice sconto, quindi sbrigatevi e andate a utilizzare il mio codice sconto se volete comprare carte singole o prodotti sigillati. Detto questo, comunque, Maze of Millennia è questo bel boxettino con dentro le super e le ultra e Bonfire. Specialmente Bonfire. Bonfire è la magia di supporto ai piccioni che vanno a fuoco. Oltre a quello, vabbè, abbiamo ovviamente le classiche 25esimo più rollback. Poi il resto sono carte abbastanza passabili in realtà, ma vediamo come si pone la situazione. Allora, io qui sopra ho la ripresa che state vedendo voi in questo momento, quindi ogni tanto se alzo gli occhi perché vuol dire che sto controllando come sta andando. Ma detto questo, direi di cominciare English Edition. A sto giro Card Game Corner mi ha fornito la versione inglese, quindi direi che possiamo cominciare ad aprire. Non so se c'è qualche trick da fare, penso che la foil sia ultima eventualmente. Code Hack, Contain, Chimera the Flying Mythical Beast, Mage Spectre, Cyclone, Reinforce, Rescue e Armored Xyz come super. Top. Andiamo avanti e vediamo subito che cosa ci propone il resto del box. Comunque molto 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 simpatico come box, non per altro ma perché hanno, come vedete, ristampato praticamente tutto Rescue Ace, che è un gran mazzo, il miglior mazzo del formato secondo me al momento, e oltre ad introdurre anche supporti per quanto riguarda Earthbound. Poi vabbè, la roba Altergeist ristampata ancora una volta, evitiamo di stare a commentarla. Fighting Flame Swordsman, supporto per Palaccino di Fuoco, prima ultra del set trovata, e ci sta, carina. Le ultra le metto qui, le metto qui sotto, e vabbè, le super le faccio da parte momentaneamente, poi successivamente vedremo dove piazzarle. Millennium Revelation, Jet Synchron, Totem Pole, Mage Spectre, Supreme King Dragon Odd Eyes, Ring Announcer e un altro Armored Xyz. Allora, adesso un altro Fighting Flames Warsman. Sarebbe carino per me trovare rollback, più che altro per fornirla a un mio amico, non per altro. E vabbè, ovviamente Bonfire, ma poco da dire. Earthbound Servant Geo Grasha, carino, supporto Earthbound. Ragazzi, purtroppo Earthbound sì, viene migliorato da queste carte, ma non diventa nulla di eccezionale. Peccato, perché io appunto, il mio team si chiamava Team Earthbound, cioè il mio vecchio team si chiamava Team Earthbound, poi alla fine si è sciolto. Sarebbe stato carino averli un po' più competitivi. Salamandra the Flying Flame Dragon, Earthbound Prisoner Groundkeeper, Jet Synchron, Sun God Unification, Asla Piscu, FTK Boy, Triangolo, Beformet, Turbulence. Io ce l'avevo questo qui, ultra raro. Non so che fine abbia fatto, probabilmente ce l'ho ancora a Bari. Penso di averlo ancora a Bari. Potrebbe essere carino montare una base per quanto riguarda Rescue Ace. Vediamo se mi capiterà diversa roba per quanto riguarda Rescue Ace. Earthbound Prisoner Linewalker, Earthbound Linewalker, Harmonic Synchro Fusion è la seconda ultra rara che andiamo a trovare in questo set. Mi pare siano 5 in tutto il box, o forse dico una cappellata, non me lo ricordo. Non mi ricordo com'era Maze of Memories, ragazzi, quindi non mi ricordo nemmeno sto set in tutta onestà. Combat Wheel, Altergeist Marionetta, Reinforce, 100 Eyes Dragon, Supreme King, Salamandra Fusion e Arcana Force, mi era sfuggita questa, Arcana Force, signori, mamma mia. Totem Pole, Geoglifo,
Magia Spectre, Cyclone, Linewalker, Alert! Earthbound, Earthbound. Per quanto riguarda le magie, ci siamo. Le magie delle trappole. C'è un Turbulence, c'è. Comunque io ho anche una base da parte. Quindi, volendo della roba, ce l'avrei già. Multifaker! Multipostore, multizozzone. Synchro Chase, Code Hack, Supreme Rage, Geoglyph, Emergency, Transaction, Rollback, ed eccola, Transaction Rollback, copia le trappole al cimitero, e niente, è grossa grossa, è veramente enorme, potenzialmente può andare a loccare le giocate del tuo avversario, ovviamente per quanto riguarda le evocazioni, perché può copiare una carta Mayakashi molto simpatica, quindi potrebbe vedere un po' di gioco. Chlorless Chaos King of Dark World, non era colorless un tempo questo? Vabbè, Chlorless, hanno tolto una O, non so perché. Ero convinto l'avessero tradotto come colorless effettivamente. Che strano, vabbè. E giustamente, giustamente, il palo! Settiquitario, signori! Synchro Chase, Yata, Fighting Flame Dragon, Linewalker, un altro, l'ennesimo Linewalker, Contain e Phoenix Gear Blade. Prima metà del box è andata abbastanza bene, devo dire, uscita Transaction Rollback, quindi mica male, assolutamente mica male. Seconda parte del box, andiamo subito a vedere, ma a questo punto le prendo direttamente da là dentro, magari le metto così, così è più facile prenderle, e le prendo direttamente da là dentro, top, dai, dai Roma, dai, no, 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 no. Settiquitario, Extinguish, Cabrera Stone, Melus in cerca, oh, è arrivata Melus in cerca, un altro Multifaker, Contain e Bumbuku, wow, Bumbuku stava un disastro all'epoca, parliamo di... Oh. 8 mesi? Quasi un anno fa? Forse pure di più di un anno fa, in realtà. Vabbè, comunque, Bumbuku, The Synchro, Emergency. Qui abbiamo Supreme King Gate Infinity. Bellino lui. Alert, Ring Announcer, Prisoner Stone Sweeper. Poi queste carte chiedo a Simone, che ha Earthbound effettivamente, se gli servono, perché sicuramente le vorrà. Protocollo Altergeist, he is back, Flamesword Dance, Earthbound Release, Mirage Swordsman, Supreme King, Darkworm, Hundred Eyes Dragon e Flame Swords Realm. Per quanto riguarda la super, let's go, Prime Banshee, abbiamo pure Prime, madonna, praticamente tutto il mazzo raro, ma era già stato ristampato tutto raro se non sbaglio, vabbè. Linewalker, Gate Infinity, Rescue, Supreme King, Dark Rebellion, Geo Gremlin, Fighting Flame, Swordsman è la quarta ultra rara trovata qui dentro. Sempre roba Swordsman. Ci stiamo tenendo su quella roba lì, insomma. Altergeist, Hextia, Yata, Ogama, Beformet, vabbè, Crystal Zero, Desynchro, Ultimate Flame, Swordsman. Va bene. Non mi interessa sinceramente sto mazzo. Penso che in realtà non mi possa interessare anche nulla di qui dentro, perché onestamente non penso che andrei a comprare il pacchetto Diablo Star per andare eventualmente a costruire pompieri. Anche perché non mi attrae troppo pompieri, quindi Ashokapillar. Non mi attrae troppo, quindi andarci a spendere tutti quei soldi non mi convince come cosa. Protocollo, scrotocollo per gli amici, Supreme Rage, Linewalker, vabbè, insomma, sempre lui, Sun God Unification, Prime Banshee, Millennium Revelation, Fighting Flame Sword. Ma è legale sta cosa? Due ultra uguali, va bene, ok. 5 ultra sono uscite, a meno che non c'è la sesta e sono effettivamente 6, quindi 3 da un lato, 3 dall'altro ci può stare. Dovrebbero essere finite qua, il pool dovrebbe essere terminato qua. Dovrebbe, se non ricordo male. Vediamo, scopriamolo. Chimera, Magic Spectre Ogama,
Geo Gremlin, ovviamente l'unica cosa che potrebbe essere non considerata, insomma, nell'eventuale pool sarebbe una 25esimo, quindi una Starlight, ma che dubito di beccare. Earthbound Prison, che bella sta carta, ragazzi, i supporti Earthbound. Le carte Earthbound in generale, secondo me, hanno dei disegni veramente molto molto belli, sono molto molto belle. Ci sta, ci sta. Gazelle, the King of Mythical Beast. Poi abbiamo Millennium Revelation, Jet Synchron, Totem Pole, Mage Specter Cyclone, Supreme King, Dragon, Odd Eyes, Eye of Illusion. Carta ultra numero 6, quindi a tutti gli effetti sono 6 le ultra, cosa che ignoravo totalmente, in tutta onestà. Quindi, boh, va bene così. Sono 6 ultra. Questo è il pool del box, praticamente. Vediamo se Mamma Konami ci regala altro, ma onestamente dubito. Praticamente potrebbe uscire una 25esima adesso. Basta, nient'altro. Ring Announcer, Groundkeeper, Alert, Raylancer, Gazelle, Earthbound Release. Ed è uscita effettivamente una Collector. Jet Synchron Collector. Porca troia, quanto è bello, ragazzi! È stupendo! Ma è fantastico! Cioè, oddio, adesso non so quanto effettivamente la luce dia fastidio. Però, ragazzi, cioè, è incredibile sto Jet Synchron. Bellissimo! Totalmente unexpected, vi devo dire. Va bene, ok, ci sta! Mo', gran box! Gran box! Veramente gran box! Extinguish, Earthbound Immortal Lapiscu, Satellite Synchron, Emergency, Triangle O, Supreme King, Clear Wing, Phoenix Gearblade e l'ultimo pacchetto ci regalerà quale super rara? Lo scopriremo subito. Vabbè, prima di tutto, Marionetta! Alla fine non sono usciti chissà quanti mostri per quanto riguarda pompieri, eh? Ma. Kaitoptera, no! Kaitoptera! Lo metto nella base di no, fanculo. Va bene, ragazzi, quindi questo è il pool. Vi devo dire, secondo me è andata abbastanza bene. Comunque, bisogna considerare che per quanto riguarda le figurine nuove, avevamo. Vabbè, per quanto riguarda le figurine veramente di valore, avevamo di pullabile Transaction Rollback, Trust e il Bonfire, e quindi ci sta, è un pool che non denigro assolutamente. E poi c'è questo Jet Synchron che è uscito totalmente random, che va soltanto che a migliorare il pool, sinceramente. Ragazzi, che dire, questo era il pool per quanto riguarda il set, il box. Io adesso vorrei un attimo andare a controllare con voi molto velocemente la base che ci è uscita per quanto riguarda pompierazzi belli, anche se boh, sì, ragazzi, secondo me non è andata troppo male. Abbiamo il Turbulence come mostri, poi Alert, Rescue, Emergency, Extinguish, Contain, Reinforce, tutte in 3x. Quindi, volendo una piccola base, ci sta. Se vado a metterci anche le altre Rescue Ace che ho, si crea una basetta un po' più interessante. Continua a mancare il livello 1, poi continua a mancare anche il pacchetto di Diablo Star. Ci penserò, ma onestamente non penso che arriverò a tanto. Detto questo, comunque, signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi qua sotto che cosa ne pensate e vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link a Card Game Corner. Noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video. Oh, ciao ragazzi!